Sono qui insieme a chi ama il Milan, perché chi ama il Milan stasera o è qui o vorrebbe essere qui. Chi ha venduto il proprio posto a un cartonato semplicemente non ama il Milan, ama qualcos'altro. Chi ha ceduto il suo posto a un cartonato non merita di essere un tifoso milanista. Questo è l'adesivo che è stato consegnato dai ragazzi della curva. Direi che è significativo. Vi leggo: festa della stella di cartone, 18 più 1 uguale 20. Programma? No, il programma non ve lo leggo perché lo deve leggere chi veramente ama il Milan. Il fatto di avere ceduto il proprio posto è una vergogna molto più grande che aver perso uno scudetto contro questi cartonati. Questa è la vera vergogna. Quindi onore a chi è qui, onore a chi è a casa e vorrebbe essere qui, onore al Milan, onore ai milanisti. Seguite la live, forza Milan sempre. C'è confusione, sarà perché ci siamo, è un'emozione che sale piano piano, vicini forte e stavi più vicino, e chi lo salta è un capo juventino. Dedicato a chi è a casa, ha venduto il suo posto ai cartonati. Fino a quando io vivrò, ascoltando io per sempre non sarò. Innamorato, sempre di più, in fondo all'anima, la curva sud. Perché non è una promessa, è quel che sarà. Violenza ultra, violenza. Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Oh, 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 finisce qui il primo tempo in cui
si conferma che abbiamo una difesa che sbaglia troppo, sbaglia tanto. Abbiamo subito il gol sempre nella solita maniera, su un calcio d'angolo, ma in contropiede. Loro ci hanno graziato in un paio di occasioni. Noi abbiamo avuto un paio di spunti in attacco, ma insomma la differenza c'è e si vede, anche se i ragazzi comunque stanno lottando. Però dietro veramente tanti errori, troppi errori, anche banali. E così le partite è difficile vincerle. Primo tempo 1-0, vediamo il secondo. Del cervello in campo, perché veramente non si può prendere un gol così, veramente non si può prendere un gol così. Questo sul 2-0 per loro, eh. Qui si canta, dall'altra parte sembra che sono un funerale, cazzo. Omori 2-1. Io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Ragazzi, non c'è niente da fare, potranno anche vincere lo scudetto, ma noi siamo noi e loro non sono niente. Ragazzi, ma di là c'è un funerale, stanno vincendo il campionato e di là c'è un funerale, ecco, sentite qua. Adesso sì, è un momento complicato, è un momento difficile da sopportare, da digerire. D'altronde troppi errori difensivi anche stasera, la reazione è arrivata troppo tardi, il pubblico ha dato tutto, ha cercato fino all'ultimo di sostenere la squadra. Ora loro fanno festa e noi ci lecchiamo le ferite, che saranno sicuramente difficili da digerire, sarà sicuramente complicato. E però, che dire, questo è il calcio, questa è la vita sportiva, adesso tocca a loro. E poi speriamo che presto si ritorni a ristabilire le gerarchie della storia, e quindi con noi dalla parte dei più forti e loro dalla parte della ruota di scorta. Questa sera fanno festa loro e noi andiamo a casa onestamente, ma sempre orgogliosi di essere milanisti, orgogliosi di fare Milan, e ora vedremo cosa ci riserverà quest'estate. Da San Siro è tutto dal vostro bandito rossonero, io c'ero, penso fosse importante esserci, quindi
andiamo avanti, forza Milan.